Tutti gli operatori sanitari sollecitano il miglioramento degli stili di vita. Favorire il movimento, evitare il fumo, il consiglio. Ma per la prevenzione di tante malattie c'è alla base lo stile alimentare. Oggi vogliamo vedere se, oltre a guadagnare salute, riusciamo anche a guadagnare sulla spesa. Riempiremo il carrello con la scorta alimentare di una settimana per due persone, attenendoci ai consigli della dottoressa Linda Chioffi del SIAM per la quantità e la varietà degli alimenti di cui ha bisogno il nostro organismo per funzionare al meglio. E vedremo anche poi alla fine quanto costa settimanalmente il nostro benessere. Alla base di una buona prima colazione c'è il latte. Scegliamo un litro di latte parzialmente scremato a lunga conservazione e scegliamo 2 litri di latte fresco. Ricordiamoci che 2 o 3 sono le porzioni giornaliere consigliate del gruppo di alimenti a base di latte, latticini o yogurt. Al latte aggiungiamo lo yogurt, che può andare benissimo per chi ha problemi di digeribilità dell'illattosio. Ovviamente a piacere anche tè o caffè. Se mi permette, dottoressa Chioffi, preferirei il tè verde. Aggiungiamo carburante alla giornata che ci aspetta e quindi prendiamo dei biscotti, benissimo vanno 3-4 biscotti oppure 2-3 fette biscottate. Le preferirei integrali. Molto bene. Aggiungiamo la marmellata, un barattolo sicuramente ci durerà più di una settimana, impariamo ad usarla con parsimonia, ne spalmiamo un velo. Usiamola in alternativa anche sul pane, che è previsto mediamente 2-3 volte al giorno. Come porzione consideriamo circa un panino da 40-50 grammi. A colazione possiamo aggiungere anche un frutto, ricordiamoci un frutto o una porzione, ricordiamoci che una porzione sono circa 150 grammi, quindi circa una mela media o 2-3 mandarini. E dobbiamo anche ricordare che durante la giornata 2 sono le porzioni di frutta che suggeriamo. Meglio preferire naturalmente quella di stagione, dottoressa Chioffi? Certamente, sia per un discorso di prezzo che di qualità, e direi anche di orientarci verso le produzioni locali. Quale quantità settimanale di ortaggi devo mettere nel carrello, dottoressa Chioffi? Consideriamo che 3 sono le porzioni di verdura giornaliere pro capite per persona. E consideriamo che per quello che riguarda gli ortaggi una porzione media sono circa 250 grammi, mentre invece per quello che riguarda le insalate, quindi gli ortaggi a foglia, sono circa 50 grammi a porzione. Ovviamente le possiamo scegliere in rapporto ai nostri gusti e anche ovviamente al prezzo, ricordando di scegliere fra quelle di stagione. Aggiungiamo anche qualche patata per le minestre. Aggiungiamo un po' di erbe aromatiche tipo rosmarino, allorio, salvia o anche aglio e cipolla, che insaporiscono le pietanze e ci consentono di ridurre il condimento. Stiamo cercando di individuare i migliori prodotti in rapporto qualità-prezzo. Dottoressa Chioffi, quanta pasta in una settimana per due persone? Prendiamo mezzo chilo di pasta, mezzo chilo di riso, considerando che la porzione media giornaliera è di 80 grammi. Inseriamo anche le fonti proteiche, direi di non esagerare con la carne, però prevediamo almeno 3 porzioni alla settimana, scegliendola fra tagli magri e variando il più possibile la qualità. Per quello che riguarda la cottura, consigliamo cotture al vapore con condimento a crudo oppure alla piastra, ma comunque cerchiamo di accontentare il gusto. Per una giornata della settimana in cui non abbiamo tempo, prevediamo, perché no, una porzione di prosciutto. 2-3 porzioni di pesce alla settimana, privilegiamo il pesce azzurro e diamo un occhio all'umore del mercato. Ottima alternativa alle fonti proteiche che abbiamo visto sono i legumi, direi in questo caso di abbondare e di privilegiarli sulle nostre tavole. 4 porzioni alla settimana sono un numero che suggeriamo. Aggiungiamo poi 2 porzioni di uova, consideriamo una porzione un uovo. Possiamo prevedere anche una porzione di formaggio, scegliendolo fra quello stagionato o quello fresco, ovviamente con un quantitativo diverso. La molteplicità di alimenti che abbiamo visto ci aiuterà in scelte diverse, libere, tenendo conto di quelli che sono i nostri gusti, le nostre convinzioni, le nostre tradizioni. Non me ne vorranno gli alimentaristi, però l'acqua di Verona è di ottima qualità, quindi potete tranquillamente scegliere quella del rubinetto. Se non le dispiace, dottoressa Chioffi, però io nel carrello ci metterei anche una golosità.
Cioccolato fondente? Direi di sì, e la ciliegina in cima alla piramide alimentare, mi raccomando comunque con moderazione. E mi concede anche un altro sfizio? Direi mandorle perché fanno bene l'osteoporosi, oppure a scelta pinoli perché dicono che faccia bene al cervello. Per quanto riguarda lo zucchero moderiamo con la quantità, quindi un pacco sicuramente riusciremo a farlo durare un mese. Anche se io in realtà preferisco il miele per zuccherare. Per quanto riguarda il consumo di olio direi in linea generale moderiamo i condimenti, ci possiamo anche aiutare con il cucchiaio o segnando il livello della bottiglia dell'olio. Un pizzico di sale per insaporire, ma non esageriamo, e cerchiamo di privilegiare il sale iodato. A questo punto vediamo quanto costa il nostro benessere settimanale e ricordiamo ai telespettatori che la spesa tipo la possono vedere anche sui siti dell'ULS 20, dove troverete lo schema della spesa consigliata dal SIAN. Non male, dottoressa Chioffi, mi sembra che abbiamo una spesa che forse durerà anche oltre. Direi di sì, ci sono alcuni prodotti che abbiamo scelto che sicuramente ci serviranno anche per le settimane successive. Quant'è? 80,29 euro. Calcolando che è per due persone, per una settimana, e tante cose rimarranno. L'importante, credo, dottoressa Chioffi, che sia la varietà da scegliere, mantenendo le proporzioni sulla differenza degli alimenti. Sì, aggiungerei anche che quello che abbiamo calcolato è una giornata alimentare trascorsa a casa.